Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo. Siamo tornati con la nostra telecamera professionale con una qualità eccezionale. Infatti quest'oggi siamo qui per andare a recensire questa macchinetta, la Coinpusher. In pratica l'abbiamo vista in passato, l'abbiamo vista in realtà in puntata con l'unboxing e oggi invece andremo a fare una recensione veramente molto completa. Innanzitutto questa macchinetta con quante batterie funziona? Funziona con quattro batterie D, quindi di quelle grosse da torcia, che costano tipo 5 euro a pacchetto da 2, quindi per giocare a questa macchinetta ci vogliono 10 euro. La durata delle batterie ovviamente è inferiore a un giorno, se la utilizzate per un giorno, e in pratica io quello che ho fatto è stato quello di collegarla a uno switch esterno di alimentazione. Funziona con 7 volt circa, adesso gli abbiamo dato, cioè per realtà, scusate, 6 volt, e arriva appunto a circa un consumo di neanche tanto, anche perché guardate, l'accendo e il nostro sistema praticamente va a prendere circa 15 ampere più, come avete visto, il colpo quando vado a spegnere che il resto. La nostra macchinetta, allora, innanzitutto come funziona? La nostra macchinetta ha delle monete che ovviamente non si possono raggiungere perché ha un plexiglass davanti e ha un sistema addirittura di allarme. Questo giocattolo è veramente bellissimo. Guardate un po' voi, io attivo il sistema d'allarme. Guardate. E si disattiva. È una cosa stupenda. Ha un sistema di allarme che praticamente probabilmente dentro c'è una sorta di giroscopio a due assi o a un asse addirittura, che appena si inclina un po' è praticamente una biglia che va a toccare su un contatto e fa scattare l'allarme. Questa macchinetta l'ho acquistata principalmente perché volevo in verità modificarla con Arduino in un futuro e infatti le prime migliorie che voglio fare è ad esempio rimuovere questa luce bruttissima che si crea qua sopra dovuta a un LED psichedelico RGB che è veramente una cosa non bella da vedere. Infatti volevo mettere una luce fissa bianca e oltre a questo, come vedete, abbiamo anche delle luci laterali, nonché queste qui che io voglio lasciare. C'è questo sistema che lampeggia in questo modo che mi piace un casino e che voglio tenere. Oltre a questo ci sono anche due levette che praticamente smistano le monete a caso e oltre a questo abbiamo anche un'altra funzione che io odio assolutamente. Preparatevi al peggio. Mette ansia sta cosa, ma soprattutto abbiamo anche un'altra funzione, possiamo disabilitare le luci e tenere solo quelle centrali accese in modo che così possiamo ad esempio andare a sprecare meno batteria. Ma questa è veramente una cosa inutile, soprattutto la canzone che è molto, come dire, non triste, paranoica quasi. Comunque, a parte questo, la nostra macchinetta, come vedete, è molto semplice. Ho notato una piccola pecca di questa macchinetta, infatti, è il sistema dei gettoni. Come potete notare, i gettoni scelgono di stare tutti in fila, questo dovuto a un piccolo problema di piste che sono state inserite. Infatti, sono piste, adesso ho acceso una lampada così si vede meglio, sono piste che sono predefinite. Infatti qua bisognerà fare uno smistamento assurdo. C'è addirittura una bocchetta che permette appunto di inserire e buttare all'interno, oppure le due bocchette. Secondo me sono più utili queste due bocchette che questa centrale. Qui possiamo ad esempio aggiungerci anche mini premi, buttare dentro ad esempio dei mini anelli o roba del genere. È un'ottima idea regalo, è molto carina anche perché è molto divertente. C'è, come vedete, uno sfondo psichedelico RGB dovuto alla luce riflessa del mini farretto della mia telecamera e adesso direi di andare a fare un mini test. Vediamo. Allora, andiamo a prendere la moneta e buttiamola dentro. Come vedete la moneta entra, va e praticamente fa scendere tutto direttamente da questa bocchetta. Infatti l'utilizzo è molto semplice, sono monete molto leggere e come potete notare sono anche molto fighe da giocare. È un'idea regalo più che altro per divertirsi con gli amici, diciamo un qualcosa di diverso che si può fare insieme e come potete notare è una figata. Io non ho capito però questi due sistemi se spostano effettivamente le monete, si sì, spostano ma non è che facciano quel grosso, anche perché c'è, cioè, come vedete alla fine è la moneta a decidere dove cadere.
Ovviamente il sistema può funzionare oltre che con le monete di plastica anche con i 10 centesimi. Infatti, come potete vedere, hanno la grandezza circa di un 10 centesimi. Veramente ottimo appunto per fare queste cose. Il sistema è molto semplice, appunto va a raffigurare la macchinetta di per sé al completo. Ed ora andiamo un secondo a vedere i materiali di cui è composta. La macchinetta, come vedete, non ha vetri laterali. Oltre a questa è fatta di una plastica veramente molto semplice. Ha dei led molto semplici. Dietro è completamente chiusa come dall'altro lato, quindi è molto semplice. La profondità è una spanna, quindi circa 20 cm neanche. È una macchinetta veramente molto semplice. Va a replicare macchinette professionali che ci sono in sala giochi. È anche un ottimo soprammobile da mettere ad esempio in sala, in cucina. Comunque è un oggetto veramente curioso. Ora, il prezzo di questa macchinetta non è per niente basso, infatti si aggira intorno ai 33 euro, con le spese di spedizione che sono intorno agli 8 euro, e arriva dalla Germania. È arrivata in 3 giorni, quindi è stata veramente veloce, indolore la spedizione. È arrivata con un pacco veramente chiuso bene, e ve l'ho anche mostrato, ma sarà anche per via che arriva dalla Germania e lì sono tutti precisi. E a parte questo, come vedete, questa è un secondo il Kind Pusher. Spero che comunque il video vi sia piaciuto, anche se è stato veloce. Ci saranno altri aggiornamenti quando andremo a modificarla con Arduino. Per il resto e solo per adesso è tutto. Io vi ringrazio per aver visualizzato questo video e niente, ci vediamo alla prossima puntata della Computer Museo. Ciao ragazzi!